Ciao bella, tutto bene? Sì, abbiamo una relazione migliore adesso. Ci adoriamo. Ciao ragazzi, come state? Bentornati su Briller e in questo video finalmente quell'americano del cazzo parlerà delle cose buone dell'Italia. Perché in questo video spiegherò le cose che l'Italia ha di meglio dell'America. Cose che forse l'Italia fa meglio o che ha che l'America non ha, e ce ne sono sei. Quindi iniziamo. Allora, la prima cosa, e secondo me questa cosa la date per scontata, è la facilità che c'è nel viaggiare. Dov'è l'Italia? È in mezzo a 100 paesi diversi. Dov'è l'America? Dov'è il Colorado? C'è il Messico laggiù, c'è il Canada lassù tantissimo, non c'è il mare qua, non c'è il mare qua, non c'è mo... Cioè, io sono del Colorado, pensate un po' se è facile per me andare a visitare un altro paese. Se vado in aereo 4 ore, dove finisco? Tennessee. Invece in Italia, se vai in aereo 4 ore, o sei in Norvegia o Russia, cioè è una cosa più figa, diciamo, quindi viaggiare è sicuramente più facile. Ed è anche per questo che tanti americani sono più ignoranti sul mondo, perché non abbiamo un mondo, abbiamo l'America e basta. Non è una scusa, comunque, sì, gli americani si sono, diciamo, ignoranti, però è più facile per un italiano viaggiare, ecco. Allora, la seconda cosa, e non so se sarete tutti d'accordo con me su questa cosa, però c'è meno pressione sulle persone, soprattutto le persone giovani. Ad esempio, puoi restare a casa tua o casa dei tuoi fino a 35 anni e non ti guarda strano nessuno. Ma vabbè, 35 forse stiamo iniziando ad essere tipo, senti, ma hai 35 anni, ma anche a 30 non è strano per niente. Cioè, i genitori vogliono quasi che il figlio rimanga a casa. In America ti cacciano via a 18 anni, cioè non è una cosa così severa, però tipo se resti a casa a 25 anni già è tipo, senti, ma come va la vita? Quindi in Italia è una cosa più rilassata, diciamo. Ed è uguale anche per il mondo di lavoro, nel senso, se hai 25 anni e non stai lavorando, se non hai un lavoro fisso, non, cioè se non ce l'hai, è tipo, che stai a fare? Per questo secondo me c'è meno concentrazione proprio sui soldi, nel senso, magari una carriera è più importante in America. Ciao Bianca. Cioè magari se non hai un lavoro bello in America, sei giudicato tipo, ecco il tuo lavoro, fai questo. Mentre in Italia, pure se hai un lavoro più banale, a 40 anni, è comunque un lavoro e vieni comunque visto tipo una persona che lavora. Quindi, allora, la terza, e questa cosa mi rode perché sono americano e ne soffro tantissimo, è il costo della vita, che in Italia è molto più basso rispetto all'America. Sì, è vero, in America gli stipendi sono molto più alti ed è anche più facile trovare un lavoro, appunto. Però il costo della vita in Italia è una cosa abbastanza comoda, cioè nel senso perché se non prendi tantissimo, puoi comunque vivere abbastanza bene. In più c'è la sanità pubblica. Questo lo sappiamo tutti come va in America, non è la cosa migliore. L'università non gratis in Italia, ma molto più economica che in America, in cui io pagavo 20.000 ogni semestre. E sì, lo pago in pezzi mensilmente, tipo 700 che dovrò ancora pagare per circa 7 anni e già lo pago da 3 anni. Bello questo, vero? Pure l'assicurazione è molto più economica in Italia che in America. Quindi ecco, il costo della vita è più basso. E chi non lo vuole questo? La quarta cosa è che nel mondo, sempre nel mondo di lavoro, ci sono più ferie, o almeno mi sembra così. In America, quando prendi il tuo primo lavoro, non è strano se ti danno solo 2 settimane all'anno liberi. O magari se sei incinta hai meno ferie, nel senso devi solo non lavorare per forse tipo 2 mesi. Sinceramente non lo so benissimo i numeri, ma so che è meno di quanto lo è in Italia. In Italia agosto è tipo, cioè tutti accettano il fatto, agosto non si lavora, quindi agosto è già tipo ferie per tutti, mi sembra comunque tipo almeno 2 settimane tutti ad agosto. In più ho altre 4 settimane libere in cui, cioè,
in America così tante ferie non ci sono. Io, secondo me, sono una persona che crede non solo al lavoro, nel senso, secondo me più ferie, cioè stai vivendo un po' meglio. La vita non è fatta solo per lavorare, quindi questa cosa mi piace. Dall'altra parte dello spettro, il Giappone, che loro hanno tipo 10 giorni, inclusi i giorni di malattia, in tutto l'anno. Quindi, ecco, quello è proprio estremo. Il Giappone, l'America, l'Italia e anche tanta Europa, tipo Svezia, mi sa, sono molto buoni per questa cosa, quindi bravi. La quinta cosa, e questo non vale per tutti, manco in Italia o in America, ma le relazioni con le persone sono più strette, secondo me. Più tempo con la famiglia, magari tutti i tuoi familiari vivono qua intorno. E anche, come dicevo, forse vivi a casa dei tuoi fino a 30 anni, quindi le relazioni come risultato di questo sono più strette familiarmente. Questo può essere una buona cosa, perché magari pranzi con la famiglia, ti siedi al tavolo, stai lì a parlare per tanto tempo e ti diverti, insomma, quindi hai questa cosa. Mi ricordo infatti quando vivevo in Giappone, mi mancava la mia famiglia. E per fortuna, quando sono tornato in Italia, sempre senza la mia famiglia, almeno avendo la famiglia di Sonia, mi sono trovato a mio agio e ero contento di questo. Quindi, meno male che la famiglia va molto bene in Italia. Non per tutti, come dicevo, però generalmente penso che la famiglia è una cosa più sacra e importante che in America. E l'ultima e sesta cosa, allora, ci sono mille cose che sono migliori in Italia. Cioè, non è che sono solo arrivato a pensarne a 6, ma per fare questo video mica posso fare un video di 20 minuti. Quindi, lo sapete qual è l'ultima cosa? È più semplice, è molto facile. Cosa sto pensando? Il cibo, sì, il cibo italiano. Forse voi non capite, tipo, è conosciuto mondialmente come una delle cucine più buone del mondo, se non è quella più buona. Di tante persone è la cucina migliore del mondo. Il cibo è sacro in Italia. Un piatto deve essere sempre fatto bene. Voi raramente prendete tipo un cibo al volo e ve ne andate a lavorare subito. C'è una pausa a pranzo per 2 ore, ti siedi, ti godi il momento, poi torni al lavoro. Poi la sera lo fai di nuovo, sempre tipo pasti lunghi, come ho sempre detto. E la gente si impegna di più per cucinare. Magari in America tanta gente non cucina, fa una cosa nel microonde o una cosa veloce così. In Italia è molto più normale cucinare spesso, cioè siete più abituati a cucinare spesso. In più, tipo, la vostra cucina ha sapori più maturi, diciamo. In America magari mettono tanto zucchero e tanto cioccolato estremo e colori diversi. Ad esempio, la Fanta, il colore della Fanta in America e in Italia, pure questo già è diverso, è più tipo più commerciale in America. Il cibo è tutto più commerciale in America. Ecco, anche l'ultima cosa, tipo fare colazione. In Italia fare la colazione è quasi obbligatoria. Io in America non lo facevo così spesso, ma adesso in Italia lo faccio ogni singola mattina. Quindi è solo perché il cibo è più importante qui, quindi fare colazione si deve fare, Brian, oh! Quindi ragazzi, ditemi se vi è piaciuto questo video, è stato un piacere pensare a queste cose e condividere delle cose belle dell'Italia. Spero vi siano piaciute e ragazzi, ci vediamo alla prossima. Dai, peace!